Ciao a tutti e bentornati. Oggi faremo insieme alle bambine i biscottini pan di zenzero. Ormai il Natale si avvicina, quindi noi ci buttiamo nella preparazione di dolcetti natalizi. In realtà la prima parte della preparazione, quella della pasta frolla, la farò da sola perché Matilde fa la nanna, Rebecca sta finendo i compiti, quindi diciamo che la parte noiosa tocca a me. Poi i biscottini veri e propri invece li creeremo tutti insieme. Quindi adesso niente, procediamo, vi faccio vedere gli ingredienti e vi lascerò la ricetta in sovrimpressione, così potete fare il fermo immagine e copiarvela. Tengo a precisare che la ricetta l'ho presa dal sito di Giallo Zafferano.
riposati, abbiamo fatto riposare l'impasto e adesso vediamo com'è venuto. Wow! Ah, mamma, la dai! Posso toccare? Tocca! È durino! È durissimo! E adesso bisogna toglierlo. Adesso mamma sistema. Thank you.
è la prima, sono la prima e la seconda sfornata dei biscottini. E adesso dobbiamo però preparare la ghiaccia reale per decorarli. Nel frattempo che loro si raffreddano, prepariamo il resto. Allora, ci servono 150 g di zucchero a velo e un albume d'uovo. Tutto qua. Mettiamo un albume qui. Che cos'è un albume? Il bianco dell'uovo. Ah. Ok, adesso mettiamo a montare un albume d'uovo e aggiungiamo piano piano lo zucchero a velo. Allora, questa è la consistenza. Adesso noi aggiungiamo un pochino di colorante alimentare rosso per farla diventare rossa. La ghiaccia reale è pronta, adesso la trasferiamo nella sac à poche e poi decoriamo i nostri biscotti. Eccoli qua i nostri biscottini di pan di zenzero. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, rifatela a casa, mi raccomando, prendete tutti gli ingredienti o dall'inizio del video oppure dal sito direttamente di Giallo Zafferano, da cui l'ho presa io. Io vi do appuntamento a domenica 24, in cui ci sarà l'ultimo video prima di Natale e in cui ci faremo gli auguri. Vi mando un grande bacio.